Finalmente si è asciugato, come vedete. Allora, mi è venuta una mezza idea. Ho pensato, ed è pericoloso quando io penso, che mi piacerebbe che i rosoni, i tre rosoni, insomma quest'area superiore, o almeno sicuramente i tre rosoni, poterli enfatizzare mediante questo film iridescente. Ho intenzione di metterlo perlomeno sui tre rosoni, magari sul resto no, giusto per dare un po' di dinamismo e spezzare la monotonia. Adesso vado a ritagliarmi, sempre con il pennello indelebile, mi segno la parte che mi interessa, me la ritaglio e la incollo dietro. Mi sa che faccio direttamente così, mi do una sgrassata a tutti e tre, così va via il nero, e poi li appiccico semplicemente con la resina UV. E vai di resina UV X, oh yes! Decadente. Nel frattempo, che aspetto e cuocio, mi preparo la resina epossidica. La resina è pronta e... Guardate che roba, mio Dio! Capite cosa intendevo con effetto stroboscopico, traslucente, astrologico e fantasmagorico? Ecco, questa cosa qua. Non so quanto si possa vedere, perché dal vivo è una cosa, vedo che in video... non rende uguale. Comunque farò dei close up. Come procedere adesso? Coppette, coppette dappertutto. Ci dobbiamo solamente sporcare più che riempire le tessere, perché bisogna evitare comunque il fatto che possa uscire e andarci a rovinare il lavoro, entrare sulle altre tessere, rovinare gli altri colori. Insomma, se è meglio de no. Usiamo i nostri simpaticissimi colori per resina epossidica, ok? Non quelli a base alcolica. Io uso quelli della Decor Rom da ormai, credo, 4 anni. Qualcuno ha da consigliarmi qualche marca migliore della Decor Rom? Le cose sono due: o procedo con ordine cromatico, intanto vado a prendere altri stuzzicadenti perché non bastano. Eccoci!
Bello, mi piace un sacco. Lo stesso discorso adesso lo voglio fare anche per questo. Anzi, no, potrei fare un tris di colori caldi, quindi giallo, arancio, o giallo, arancio e rosso, e qua due viola. Sì, farò così. È un po' da diventare ebeti, però già così mi piace un bel po'. Manterrei questa cosa, onestamente. Farei proprio una cosa cromatica. Must. Visto che è troppo leggero, mannaggia. Ah! Sembra quando sto facendo la carbonara che sbatto le uova. Ok, baby, adesso non dovrebbe aver problemi. Adesso io direi di ripetere la cosa da qua. E qui provo a riprendere alla buona la stessa cosa che ho fatto di là. Ragazzi, io mi fermerei. Aiuto, ho paura che succeda qualcosa. Fino adesso è perfetto. Ci vediamo fra 24 ore per esaminarlo con cura. Comunque, fino a qua sono veramente, veramente contentissima. Ragazzi, tenetevi forte. È il mio sogno questa cosa che diventa realtà. È bellissimo, mi viene da piangere. Ci troviamo nel mio ufficio, tra l'altro, ma non vi farò vedere troppo. Questo, ragazzi, è il risultato e spero che si veda la rifrangenza stroboscopica e astrologica del fantasy film, perché è veramente, veramente mozzafiato. Adesso io ho un sogno, avere un sogno, solo per citare un film che tutti adoriamo. Ho un sogno che è quello di crearne altre due, ma questo lo vedrete molto più avanti perché ora che lo finisco arriva Natale, lo sapete meglio di me. Crearne altri due almeno, unirli, ok, in quattro e farlo diventare un portacandela, una lanterna. Così quando è illuminata da dietro si vede tutti i lumini e le cosine colorate sul muro. Ne avevo già una volta, ma purtroppo si è rovinato, si è rotto e quindi ho detto, beh, me lo faccio io, che problema c'è? Comunque ragazzi, ecco, io spero tanto che vi piaccia. Adesso esco un attimo per farvelo vedere alla luce del sole. Qui siamo con il sole. Fatemi sapere che ne pensate, perché io sono in visibilio. E adesso ci mettiamo un attimo contro il sole. Oh my God, oh my God. Cioè, no, vabbè.
Mi viene da piangere. Mi viene da piangere. E ve lo mostro anche su una superficie nera, non tanto per i colori, ma per evidenziare l'effetto che fa il fantasy film. Cioè, è una roba, fa male agli occhi, ve lo dico. Dal vivo fa male agli occhi. L'unica cosa che non mi ha reso molto contenta, ma deve essere per via del pigmento, i gialli sono venuti particolarmente opachi. Vedete, rispetto agli altri colori, il giallo mi ha fatto anche un po' di, non so, tipo bollicine, schiumetta, non ho capito perché. Però nel complesso, porcaccia, se mi piace. Ragazzi, mi avete chiesto la vetrata gotica? Vabbè, muso vetrata gotica. Fatemi sapere magari nei commenti se vi piace, cosa ne pensate. Se volete che provo a fare a questo punto anche la lanterna di cui parlavo prima, il portacandela. Se vi è piaciuto questo video, vi piace come lavoro, potete iscrivervi al mio canale, se ancora non l'avete fatto. Se vi va, potete condividere sui vostri social questo video, magari con degli amici che sono in grado di apprezzarlo, a cui piace il gothic, e che potrebbero tranquillamente vendersi l'anima per avere questa cosa. Sapete che mi trovate anche su Instagram, Pinterest e Facebook cercando Wonderlair. Vi mando un bacio gigantesco e ci vediamo nella prossima puntata, sperando di non fare un'altra serie Netflix. Ciao belli, buon weekend!